vogliamo intrattenerci su un'apparizione di Maria Santissima, forse poco nota, ma particolarmente importante per la vita dottrinale e spirituale. Ed è l'apparizione che la Madonna concesse a una giovane ragazza olandese, Ida Peerdeman, morta nel 96, ad Amsterdam, a partire dal 25 marzo del 1945, giorno dell'Annunciazione. Era questa la prima di 56 apparizioni avvenute tra il 45 e il 59. La Madonna apparve a Ida e si definì la signora di tutti i popoli, in olandese vrouwe, che significa domina, quindi una signora che allarga il proprio dominio a tutti i popoli. L'apparizione subì diverse vicissitudini che ora non possiamo sintetizzare, ma ciò che importa è che il 31 maggio 2002, quindi in età molto recente, il vescovo diocesano di Amsterdam, Monsignor Josef Punt, ha fatto una dichiarazione scritta su mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo l'autenticità delle apparizioni di Maria come Signora di tutti i popoli. E cito: considerando questi pareri, dice Monsignor Punt, testimonianze e sviluppi, e ponderando tutto questo nella preghiera e nella riflessione teologica, tutto ciò mi conduce alla constatazione che nelle apparizioni di Amsterdam c'è un'origine soprannaturale. Dunque la Chiesa si esprime con un parere positivo sulla soprannaturalità delle apparizioni di Amsterdam. La Madonna gradualmente nei suoi messaggi rivela un piano particolare col quale Dio, attraverso la Madre, vuole salvare il mondo e richiamarlo a sé, preparandolo a una nuova effusione dello Spirito Santo. A questo scopo, la Madonna dà ai popoli e alle nazioni un'immagine e una preghiera di cui poi parleremo. La cosa di particolare importanza in ordine alla missione di Maria Santissima come Signora di tutti i popoli è che ella desidera essere riconosciuta, invocata e chiamata col titolo di Corredentrice. Leggo quanto la Madonna esprime a Ida Peerdeman il 2 luglio del 51 nel 24esimo messaggio. Quanto segue, dice, è una spiegazione del nuovo dogma, si riferisce all'assunzione. Come corredentrice, mediatrice e avvocata, io sto sul mondo davanti alla croce del Redentore. Per volontà del Padre, il Redentore venne nel mondo. A tal fine il Padre si servì della Signora. Il Redentore ricevette dalla Signora solo, e sottolineo la parola solo, la carne e il sangue, cioè il corpo. Egli ricevette dal mio Signore e Maestro la sua divinità. La Signora divenne con ciò la corredentrice. Io ho detto, questo è il nostro tempo. Questo significa che il Padre e il Figlio, in questo tempo, vuole inviare su tutto il mondo la corredentrice, la mediatrice e l'avvocata. E il 15 agosto dello stesso anno ribadirà: l'umanità è affidata alla Madre, perché il Figlio ha detto, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi, spiega la Madonna, corredentrice, mediatrice, avvocata. Ed esorta Ida, di questo ai tuoi teologi, di che io desidero essere e sarò corredentrice, mediatrice e avvocata. Dunque la corredenzione di Maria, oltre a essere stato un elemento che ha posto in essere un movimento di spiritualità e teologico, a partire proprio dal XX secolo, è una richiesta specifica che Maria Santissima, attraverso questa apparizione riconosciuta dalla Chiesa, fa ai teologi, al mondo intero. Vuole essere riconosciuta e chiamata corredentrice, secondo quanto espresso dalla stessa Maria Santissima.